Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E in questa nostalgica ma mai stantia introduzione sono felice di poter dire che si sta facendo sul canale principale. Non c'è disclaimer in questo video. State per vedere una diretta montata, post-prodotta, post-commentata con inserti extra, ovviamente, registrati tra una sezione e l'altra o per fare addendum o per sottolineare certi dettagli o affrontare argomenti usciti dopo l'iniziale reazione, ma non di meno siamo su un contenuto primario. Perché il lavoro dietro le quinte, la post-produzione, tutto ciò che concerne l'abbellimento e il riempimento della discussione fatta è decisamente non da disclaimer. Tantomeno aspettatevi prolissità. Quest'opera è gargantuesca e l'autore è stato anche molto charliero. Non si è parlato per il gusto di farlo, la passione c'è, ma si è dinanzi a qualcosa di talmente esteso che in quei pochi minuti c'era tanto da dire. Tutto da osservare. Quindi credetemi, non troverete monotonia nella discussione. Andiamo. Di Elden Ring abbiamo avuto centinaia di ore di contenuto. La blind run in cui fui così morboso, lento, appassionato e conoscitore dei Souls come tanti altri appassionati oggigiorno, che riuscimmo a platinarlo in live, anche se con a volte 6-7 ore di backtracking. Abbiamo avuto la co-op run con l'amico e collega Saidonia, che ha permesso una ricostruzione postuma della narrazione con traduzioni dal giapponese. E prima di questo avevamo avuto la seconda run in live, totalmente legata al riaffrontare ogni singolo dungeon, descrizione, ambiente e parte della lore, con opinioni a freddo sull'opera, fino anche arrivando a studiare nello sviluppo le patch, bug e glitch. Tutto si è chiuso, per ora, con i video che chiamo, così per gioco, per mia nomenclatura, Apocalipsis, no? Perché Apocalisse è la rivelazione. Apocalipsis, parziale che fosse come contenuto, erano documenti. Questo documento, che abbiamo discusso in live, approfondito, Q&A con voi, con la community non soltanto italiana e così via, è qualcosa di davvero mai avvenuto prima. Quando abbiamo giocato tutti insieme Artorias of the Abyss, quando non esisteva neanche il canale YouTube di Sabaku no Maiku, non avevamo la consapevolezza di Dark Souls che era presente oggigiorno. Quando abbiamo giocato le tre corone, non avevamo davvero idea degli errori di localizzazione e della, purtroppo, un po' corrotta, un po' imprecisa, un po' dilaniata dallo sviluppo e dalle idee diverse di Tanimura e Shibuya, Lord Dark Souls 2. Quando noi giocammo Ariandel, non sapevamo del destino di Priscilla, non sapevamo della traduzione corretta di alcuni temi importantissimi di Dark Souls 1 che hanno completamente distorto l'esperienza blind di Dark Souls 3. Non capivamo nulla davvero della Ringed City se non la base. La Ringed City ci ha comunicato tanto e anche da blind, anche da errata comprensione di Dark Souls 1, molte cose erano sicuramente molto chiare perché era il finale, erano molto esplicite, ma le cose più importanti, le sensazioni più intime di quell'esperienza non potevano essere tradotte perché ci mancavano i strumenti per farlo. Elden Ring non è in questa posizione. Quantomeno io vivrò questo trailer e vivrò il DLC blind con una consapevolezza che non ho mai avuto prima. Mai. Mai prima. E questo migliorerà tantissimo anche la vostra esperienza non del DLC, ma della mia condivisione. Migliorerà la blind run, migliorerà le mie discussioni. Il mio modo di leggere le descrizioni sarà diverso. Noi, oggi, grazie a tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, ci saremo. Pure and radiant, he wields love to shrive clean the hearts of men. There is nothing more terrifying. Simple. In that forsaken place, blood must spill. Blood of your fellows. They are truly faithful.
were never saints. They just happened to be on the losing side of a war. Mother, wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Scusa! I presume you, too, are keen to know what kind Mikela is doing here. Eccolo! Mikela! Mikela! Che facevi lì, eh? Those stripped of the grace of gold shall all meet death in the embrace of Lesmus' flame. Come now. And travel to the realm of shadow. I will not be far behind. May we meet again. No, però! No, non così! Raga. Ok. 21 giugno, il leak era giusto. Io ho visto un sacco di cose che ho riconosciuto, un sacco di cose che si possono analizzare insieme adesso e lo facciamo immobili. Avevamo ovviamente azzeccato il fatto che fosse Mikela, che non è Marika, cioè tutte ovvietà. Chiunque avesse consapevolezza dell'opera e avesse la capacità deduttiva di osservare i punti di incontro di alcune estetiche, di alcune descrizioni, di alcune immagini, ovviamente aveva capito buona parte di... Inoltre, avete visto? Shadow è il mondo d'ombra, è quello che ho detto prima io. E funziona, è un'altra mappa sotto l'interregno, in una dimensione inferiore. La terra delle ombre. Una terra nascosta all'ombra dell'albero d'oro, il luogo ove discese la divinità Marika, e dunque la terra delle purghe e delle battaglie non decantate, il luogo bruciato dalla fiamma di Mesmer. Per questo motivo, Mikela si è diretto verso la terra delle ombre. Il suo corpo, il suo potere, il suo destino ha abbandonato qualunque cosa. Mikela attende il re promesso. Può significare due cose, che è dove Marika è apparsa una volta ascesa divinità. La seconda, che solo chi possiede l'Elden Ring può scoprire cosa è nascosto e andare su un altro piano. Tra l'altro, price tag 40 euro è una pura espansione. Praticamente Old Hunters sarà la metà di questo. The Iceborne Awakening, le vere espansioni. Se porta a casa quello che deve, sarà l'ennesimo insegnamento a un'industria di persone che ti vendono la mount a 60 euro per monetizzare su un titolo già full priced. La prima immagine che appare, credo sia Melina. Dovremmo rivedere un secondo l'abito, ma questa penso sia Melina. È un po' difficile perché questo, cioè il modello non necessariamente è lo stesso. La gonna qui è più alta, non ha decorazioni, non ha delle grazie. Le scarpe sono anche diverse. Questi sono stivali, queste sono scarpe. Quindi potrebbe non essere Melina. A differenza di quanto avvenuto in altre occasioni, rivela immediatamente qualcosa che ritenevamo essere implausibile. Quanto dannatamente pazzo devi essere per mettere l'entrata del DLC oltre Mog? Fai un gatekeeping pazzesco! O si trova il modo di arrivare in quest'area con il DLC senza uccidere o incontrare Mog, cosa possibile, oppure sono dei pazzi! Ti mettono un muro che ti blocca il contenuto in un modo folle! Un lato di me continua a pensare che ci sia la chance di poter vedere un accesso a Mogwin senza Mog. Cioè potrebbero
averlo fatto, che se ci vai in un certo modo, o quando Melina ti chiede di andarci, o chiunque sia lei, Mog non c'è. Sta andando a comprare il latte per cercare di sedurre con un'ottima cucina il giovanissimo eterno Michela. Può essere, cioè un portale extra in cui hanno chiamato al cellulare Mog. Senti, ma tu l'Imu l'hai pagata su quel tempio? Aspettate, devo chiedere alla madre informe, no? Ecco. Però se invece Mog è obbligatorio... un cazzo gigantesco, ragazzi. Cioè, palle enormi. Senti, ma il tuo DLC dopo 2 anni di lavoro, a quante persone vuoi venderlo? Tutte! E a quante vorresti farlo giocare? Chi se lo merita? Porca puttana! Signor Miyazaki, pensa che sia una buona idea? Portatelo via! Ammantato di radioso fulgore, brandisce l'amore per purificare il cuore degli uomini. Non c'è nulla di altrettanto spaventoso. Il potere coercitivo che Michela fa con il suo ammaliamento è spaventoso. Cioè, quello che Michela fa con il sacro albero è ciò che Griffith fa con Falconia. Michela vuole distruggere il mondo per ricostruire qualcosa di nuovo perché non accetta più la corruzione a modo suo. Questa prima schermata, oltre a essere ovviamente magnifica, è importante. Qualcosa che vedrete succedere al 100% entro domani è qualcuno che fa trigonometria satellitare per capire ognuna di queste inquadrature che posto è. Ci sono i veli del letto di Marika. Questo luogo è nascosto. Al posto del velo di Maya, qui è il velo di Marika. È stata lei, forse, a creare questo nascondiglio. Questa è l'ambientazione presente nella key art iniziale. Questo è un quadro, ragazzi. Abbiamo di gameplay i soliti waypoint, ok? Chiese, palazzi, completismi. E questo albero contorto che rovescia sul tetto di quest'arco inverso una colata d'oro come se fosse una runa, questo si può considerare il sacro albero di Michela? Secondo me no. Michela è partito qui e potrebbe aver costruito il suo sacro albero, ma come avrebbe potuto farcela con la sua storia? Siamo dinanzi all'albero intrecciato, lo vedremo da vicino. Sembra culturalmente qualcosa di vicino a ID, ma non si può fare speculazione sull'estetica di un'arma, per quanto ovviamente l'oro c'è un intreccio in questa terra abbandonata. Facciamo del nostro meglio per ammazzarli tutti insieme, coloro che sostengono l'albero d'oro. Non sono né buoni né innocenti. Sono solamente diventati i perdenti. Questa è un'ambientazione che sembra uscita da Sekiro. Questa maschera potrebbe essere Trina. A me di colore ricorda Trina. Qui, pancia mia, fatti capanna. Qui abbiamo la dimostrazione che in questo mondo ombra c'è vita. Ci sono forse persino rapporti politici. È anche vero che questo luogo è distrutto. Il trono è intatto e questa regina non ha sudditi. Questa è la nostra cara palude. Volevamo veramente non avere una palude lavica, venefica, che finalmente riportasse i sogni ai livelli incubo di Hemwick & Company? Per carità. Qui, ragazzi. Quello su cui dovremmo portare attenzione sono queste decorazioni appese ai boccoli di questa donna. Vagamente ricordano le gigantesse sui troni, ma non è corretto. Potrebbe essere gravida. Non pensiate, non ragionate sul fatto che i personaggi che vediamo a schermo debbano essere conosciuti. Potrebbero essere nuovi, che si collegano poi. Specialmente in nome della struttura duplicati che Elden Ring ha come totale fondamento della narrazione. Margit, Morgoth, Gurrank, Maliketh, Radagon, Marika, Huaralo, Godfrey. Quest'uomo è quello del quadro. Ha la stessa spilla, lo stesso vestiario, è lui. Questa incredibile immagine che sembra rappresentare le sue costole o spina dorsale è in realtà l'arma con cui ci combatterà. Potrebbe essere un'antica scheggia di Elden Ring questa, sì. Questo è un dungeon. Quasi certamente è una delle tombe antiche, quindi fighissimo che abbiano messo altri asset e altre trappole e cose originali. E poi qua, vabbè, ragazzi. Cioè, a me questa cosa mette i brividi. Qui il tempo è fermo. Questi detriti non si muovono. E questo luogo incredibile raggiunge una cima senza tetto. Potrebbe essere l'entrata
del DLC o la fine del DLC. Qui spero solo che non sia una boss fight di merda, ma finalmente io posso farvi una speculazione seria. Siamo dinanzi al rovo del peccato. Questa è la fiamma rossa della dea della stella del sangue. Guardate, guardate, il viso con intorno questi riccioli che fanno proprio la luce di una stella, come se fosse un sole. E questa scena pazzesca di quest'uomo con una mano si chiude la mandibola, una mandibola che ha denti erbivori e carnivori, ha piedi umani, ha corna da presagio, usa la mano per aprirsi la mandibola ed effettuare l'attacco. Questi fulmini sono la rappresentazione ultima del culto di cui fa parte. Possono essere davvero due creature fuse, eh? Possono davvero essere gemelli siamesi presagi. E poi il vero protagonista, antagonista di quest'opera, Mesmer. Madre, hai davvero affidato il titolo di re a qualcuno senza la luce? Ali da pipistrello, da drago, da viverna, corpo oblungo, serpente avvinghiato a lui, capelli rossi, occhi doratissimi. Questo antropomorfo mostro è benedetto dalla grazia. Lui è figlio di Marika e Radagon. Perché è stato nascosto? Morgoth neanche sapeva che esistesse lui. Questa non è la fiamma della rovina. Per ora, questo rosso è la stella rossa, quantomeno istintivamente, a caldo. Vedete che ci sono quasi rovi, però è anche energia nera, quindi potrei sbagliarmi. Di nuovo affermiamo quanto è importante il fuoco in Elden Ring. Le cinque fiamme o diventano sei o rimangono cinque. Questa fiamma è quella di Gelmir, è quella della stella rossa e non credo sia la rovina. Potrebbe essere la fiamma della terza farfalla, sì. Ed ecco che qua cominciano le chicche di combat. Questa cosa è un incantesimo di Michela. Questo è Charm. Qui abbiamo questa chicca, direttamente presa da Sekiro, ovviamente. Altro strumento di gameplay nuovo, bombe giganti. Qui un lato di me vorrebbe tantissimo trovarsi a che fare in un ambiente in cui scopriremo qualcosa sull'addestratore di Malenia. C'è questo scudo che si pianta a terra. È una copia di scudo e lancia che si unisce in una weapon art, che è bellissimo avere finalmente. E finalmente, eccoci, otteniamo le ali. Finalmente le ali del crogiolo. E poi Michela, che conoscendo From sarà un boss, questa probabilmente è la cutscene del boss, oppure ci stupiscono per la prima volta e non è un boss, ma un NPC con cutscene come la buona, povera figlia di Gwyn, della Ringed City. È così che si fa un trailer comunque. Narrazione, estetica, mappe, equip, incantesimi, personaggi, dialoghi, scenografie, sceneggiatura, meccaniche di gioco, data di rilascio. È uscita un'intervista di Miyazaki su IGN. La mappa sarà completamente inedita, separata dall'interregno, oscurata da quest'ombra che avvolgerà l'area di gioco e che potrà essere raggiunta con una sorta di portale. In termini di ambientazione e tematiche, tecnicamente occupa lo stesso spazio dell'interregno, il medesimo universo. A causa di un evento legato alla storia che non riveleremo oggi, quest'area si staccherà fisicamente dalla mappa e diventerà una zona separata da quella principale. Terre delle Ombre è un luogo che il giocatore visiterà per ripercorrere i passi di Michela, che questa volta avrà un ruolo chiave nella storia, come immaginato da molti dopo aver visto l'immagine pubblicata in precedenza. Nell'espansione i giocatori dovranno tracciare il percorso compiuto da Michela e seguire le sue orme, cercando di capire i motivi che si celano dietro al suo viaggio. Un altro aspetto della trama è legato alla regina Marika e ciò che ha fatto nelle Terre delle Ombre e cosa ha spinto Michela a seguirla fino a lì. Sono passati 2 anni dal lancio di Elden Ring e gran parte dei giocatori hardcore hanno già trovato l'equipaggiamento migliore, combattuto contro i boss più difficili e raggiunto livelli così alti che immagino debba essere difficile proporre contenuti in grado di offrire una sfida senza rendere il gioco troppo difficile per i giocatori più casual. Come si bilancia il tasso di sfida di un DLC come questo? Il nostro approccio in generale alla difficoltà non è cambiato rispetto al gioco base. Vogliamo creare un'esperienza impegnativa che metta alla prova i giocatori, ma che dia loro anche una sensazione di soddisfazione e di realizzazione dopo aver superato le difficoltà. Tuttavia, vogliamo sottolineare che i combattimenti sono ancora liberi e strategici. Questo significa che sarà possibile affrontarli da subito o in un secondo momento, oppure evitandoli e provando un approccio diverso quando vi sentirete pronti ad affrontarli. Questa stessa filosofia è stata adottata in Shadow of the Erdtree. I giocatori più hardcore troveranno boss opzionali, che sono stati messi a punto in modo simile a Malenia. Ma allora lo sa!
È consapevole, cazzo. Lo sa benissimo. He knows. El sabe. Pensa che questa sia la fine della storia di Elden Ring o ci sarà spazio per altri seguiti? Non vogliamo dire che questa sia la fine della saga. Probabilmente abbiamo detto una cosa simile anche per Dark Souls 3. Per cui non vogliamo chiudere le porte ad altre idee future. Ma tranquillo, Miyazaki, io mi ricordo della tua intervista in cui dicesti che Dark Souls 4 sarebbe stato il tuo canto dal cigno. Al momento non abbiamo in programma di realizzare una seconda espansione o un sequel, ma non vogliamo assolutamente escludere questa possibilità. In futuro potrebbero comunque esserci delle novità. In post-commentario, ragazzi, è passato un giorno praticamente dalla release di questo trailer e ovviamente si è già tutto mosso a dir poco. C'è stata anche una intervista a Famitsu, tradotta adesso dal giapponese, che vi leggerò in qualche dettaglio importante, ma le prime teorie già di community stanno uscendo fuori e una di queste si interfaccia con le catacombe dell'Impalatore. No, lui è Mesmer the Impaler ed esiste quello spettro il quale dice: ah, you're unwanted child, il tuo figlio non voluto, che ovviamente fa scattare la scintilla creativa perché si lega facilmente a un mondo protetto, un Ariamis in cui nasconderlo e o esiliarlo, viste le sue blasfemie esposte e probabilmente eseguite in passato. Il punto è doppio. Confutiamo fino a quanto è possibile questa idea, perché ci sono delle informazioni che non la rendono al 100% plausibile, ma non di meno non da escludere in ogni modo. Partiamo da questo. Tanto per cominciare, c'era il modo di interpretare quella frase prima del DLC. Si parlava, dal giapponese, anche di un possibile prendere quelle parole come il destino non voluto di un figlio o dei figli, quindi Godwin e i vari mausolei che abitano l'interregno, che rappresentano la fine dell'epoca d'oro a causa della notte dei neri coltelli. Altrimenti, escludendo quindi un'interpretazione che magari nasceva dal non avere un'informazione in più, che invece poi una volta avuta tramite Mesmer va a fare imbuto verso la verità, c'è un altro dettaglio, ossia un dungeon presente alla penisola del pianto, quindi a sud delle Sepolcride, che alcuni hanno voluto anche ricollegare a questo spettro per costruire un pregresso, preparare il mondo dell'interregno alla presenza nel DLC, slash nel mondo dell'ombra, di questo figlio esiliato Mesmer, oltre ovviamente in realtà alla più che scontata farfalla bruciata, che compone la triade degli Empirei, maledetti in un modo o nell'altro, di Marika e Radagon, anche se lui non sembra gemello, ma è abbastanza evidente. Ma c'è un ma. La catacomba, dal giapponese, non ha lo stesso titolo dell'impalatore. Dal giapponese hanno utilizzato lo stesso modo di chiamare Vlad II di Valacchia, che si chiamava storicamente l'impalatore, mentre le catacombe è degli impalamenti. Ok? Non esclude, ma non ha lo stesso titolo, quindi non è un collegamento diretto. Non di meno è qualcosa che la community ha tirato fuori, anche perché eravamo in tanti rimasti appesi a quello spettro, visto che era molto vago rispetto ad altri. Potremmo rimanere così, visto che è interpretabile, ma intanto teniamolo d'occhio. Quello che sta fermentando nella mia testa, invece, di molto credibile, è che in realtà, per quanto lui sia traditore, un completo blasfemo essere il quale è ora è evidentemente messo lì a punire tutti coloro che finiscono in quel mondo d'ombra, come fosse l'incubo del cacciatore di Bloodborne, è un'entità che è stata incredibilmente, fortemente legata all'Ordine Aureo. Tanto che quando si parla in quel dialogo di vinti e vincitori, e adoro queste possibili deduzioni e collegamenti, vedremo, la prima cosa che viene in mente sono i giganti del fuoco ghiacciati, impalati da quello che in Blind avevo frainteso per il morbo mortale, ma che subito già dalla seconda run era evidente non fosse quello, ma proprio il rovo del sangue, che non è esattamente qualcosa che si riconosce al 100% nel trailer, ma che, d'altronde, da un impalatore di un regno che poi e di un culto che poi ha vinto, potrebbe anche essere plausibile. Detto ciò, altri invece, ho già visto, hanno cominciato a riflettere sull'impalamento di Marika, sul fatto che nella crocifissione della peccatrice c'è quella spina, ok, all'interno, chiamiamola spina per cercare di utilizzare questa ridondanza di termini nel richiamare il possibile potere che usa l'impalatore oltre a qualcosa di originale suo, che si manifesta nella punizione fatta alla dea. Il problema è che cronologicamente a me nelle speculazioni non torna. Mi piace, è sempre bello ricollegare le cose con ordine,
ma continuo a pensare che sia una punizione più vicina a quella della effettiva forma della volontà superiore post-abbandono, in nome anche dell'attacco che fa la nostra cara Elden Beast. È vero, le sue lance sono dorate, ma bisogna immaginare il contesto, bisogna contestualizzare a volte certe animazioni e certi colori. D'altronde la fiamma dorata della Elden Beast, non saprei definire se possiamo chiamarla una delle fiamme con potere unico, è più simile magari a quella del sangue, infusa di un potere, ma è fuoco. Placidus Axe d'altronde fa la stessa cosa. È un bel mondo, ragazzi, è un bel mondo, sarebbe... bello, sarà bello, perché ci sarà il modo forse di fare un connecting the dots molto diverso da quanto avvenuto in passato con questa consapevolezza. Passiamo all'intervista, perché ci sono belle e brutte notizie. Infatti, l'intervista a IGN non è l'unica che è stata pubblicata. Miyazaki è stato sorprendentemente, stupendamente aperto su questo DLC. Partiamo col dire che l'intervista inglese purtroppo presenta notevoli a volte differenze con quella originale, gestita direttamente da Famitsu. Il fatto che ci siano errori di traduzione anche nelle interviste è preoccupante, un po' avvilente, ma andiamo con ordine non nella lista degli errori, ma direttamente con le informazioni, che comunque in buona parte ovviamente sono congrue. La Terra delle Ombre è un luogo separato dall'Interregno e tenuto nascosto dal mondo esterno. I veli nel cielo, che ricordano quelli delle stanze di Marika, simboleggiano proprio questo fatto. Oltretutto, qui arrivano cose molto più importanti, imponenti e sorprendenti, la Terra delle Ombre è il luogo dove è nato l'Albero d'Oro, che è il nome giapponese dell'Albero Madre, e dove Marika è diventata una dea. Secondo Miyazaki, in questo DLC scopriremo di più sul passato della Regina Eterna. Inoltre, Miyazaki ha confermato ciò che avevamo già dedotto, ossia che il DLC non sarà un viaggio nel passato o nel futuro, sarà ambientato nello stesso presente del gioco principale. Conferma, poi, il buon autore, che il leone danzante, quindi appunto plausibilmente non una vera fiera, ma un costume reso stile di combattimento, che si vede nel trailer, è un boss del DLC, e va bene. Ci spiega però inoltre che è legato alla cultura precedente all'Albero d'Oro, di cui c'è enorme sete di informazioni. Parliamo forse di una cultura legata a Farum, visto l'uso dei fulmini, piuttosto che alla natura antica come gli spettri degli sciamani? O forse di qualcosa che è esistito tra il dominio di Farum e la nascita dell'albero madre primordiale, ossia il crogiolo? Altro dettaglio: Mesmer è ufficialmente figlio di Marika biologico ed è al pari di tutti gli altri semidei incontrati nel gioco base. Secondo Miyazaki, scopriremo il perché non abbiamo mai sentito parlare di lui nell'Interregno. E la sedia, il trono su cui siede, è stato reso identico e congruente a quelli su cui Morgoth insulta di tradimento gli altri eredi, proprio per rappresentare questo livello di importanza. Infine, lato gameplay, di cui c'è sorprendentemente tanto di cui parlare, Miyazaki menziona non solo l'aggiunta di ben 8 nuovi tipi di armi, che io istintivamente, dinanzi a tale shock, sminuirei un momento, presumendo che includa anche oggetti consumabili da lancio, ma l'autore mi andrebbe contro questa tentata forma di controllo delle aspettative, perché lui non solo afferma che tra queste ci sono le odaci, quindi una vera e propria arma equipaggiabile, e le lame a impugnatura invertita che anche esse si sono viste nel trailer, ma addirittura cita arti marziali, gli scudi da duello visti anch'essi adatti sia ad attaccare che a difendere, e menziona pugnali che trasformano tutti gli attacchi in attacchi da lancio. Quindi chissà, è molto interessante. Ma oltre a questa aggiunta ci sarà, a quanto pare, una nuova meccanica di level up particolare, paragonata da lui stesso alla potenza d'attacco di Sekiro. Sarà separata dal normale sistema e sarà legata esclusivamente al DLC. Mentre, purtroppo, brutta notizia, per chi si aspettava, me compreso, un finale extra col DLC, purtroppo Miyazaki ha confermato sia i progressi dell'azienda che l'inevitabile non modifica dei finali in-game. Non aggiungerà nulla. Citandolo, la storia del DLC rimarrà confinata nel DLC. Ho detto tutto.
Ho davvero detto tutto, cavolo. Tutto, tutto, tutto. A presto. Grazie. No, non ho detto tutto. Sto esportando. L'ultima modifica, l'ultimo ritocco. Non ho detto tutto. C'è un'altra opzione. C'è un'altra opzione. Mesmer che incalza la madre, chiedendole perché ha reso Lord qualcuno di così mancante di luce. Potrebbe parlare del protagonista, non perché cronologicamente siamo Elden Lord. Questo è sbagliato, Miyazaki ha smentito immediatamente quest'idea quando ha detto che è nel presente e pre-finale, i finali non sono aggiunti. Ma potrebbe essere una frase, un arrogante incalzare una decisione della dea e madre Marika, che pur morta, pur paralizzata, pur inerme, crea il percorso delle grazie per il protagonista, che lo renderà Elden Lord. Quindi lui riesce a trovare il percorso, la forza, la capacità, lo strumento utile a diventare il futuro Lord grazie alla luce di Marika stessa, che quindi lo eleva a Lord. Questo, nonostante siamo, noi protagonisti, senza luce. Occhi non brillanti. Tarnished. Sbiaditi in originale, no? È attraverso la dea che veniamo elevati a Lord. Per questo ci prende in giro Godric. Per questo Kaith esita e ci dice: anche se sei un senza luce, te la meriti comunque una ricompensa. La grazia è l'energia della vita. Non averla ti rende subito sporco. Non è un caso. È avere quelle foolish ambitions da parte nostra a renderci così pericolosi e contemporaneamente negativi agli occhi di qualcuno che nell'interregno, come spesso accade, è razzista nei confronti di chi non ha la grazia. Vedete, per esempio, i presagi. Ci sono gerarchie su quanta grazia hai in te, su quanto benedetto tu sia. Gli abitanti di Altus si sentono superiori agli altri. I Nox, al contrario, nonostante abbiano la grazia, la nascondono perché la ripudiano. Cioè, quindi, o Godfrey, for reasons, noi. O, ultimissima chance, qualcuno prima di Godfrey, nascosto dalla storia. Qualcuno che era Lord prima di The First Elden Lord, dell'albero madre, dell'ordine aureo, vero Placidus Sax, e che è stato nascosto, punito, condannato alla Landa d'Ombra da questo impalatore, da questo Lucifero, da questo Satana, o da questo Dracula, e non è mai arrivato alla luce della storia. C'è stato un Elden Lord prima di Godfrey che non aveva la grazia e questo è stato buttato giù. Vedremo.